Buonasera e benvenuti ancora a questo nuovo appuntamento del libro del mese del Cammino dei Tre Sentieri. Oggi parleremo di un libro molto bello e veramente interessante che porta a conoscere e ad approfondire ancora di più la Maria Santissima ed è Maria Debellatrice delle Eresie di padre Amodio Tinti dei Servi di Maria. È un libro che ha avuto il suo imprimatur nel 1960 ed è stato stampato nel 1961. Già il titolo è di suo fa capire molto bene quello di cui parliamo, cioè parliamo di Maria che che debella e quindi che combatte e vince le eresie, tutte quelle, e in qualche modo tutte quelle che sono sorte nel corso dei secoli nella storia della Chiesa. Io, come al solito, cercherò di essere il più sintetico possibile e di leggere quanto più possibile pezzi proprio testuali del libro per rendere il più possibile l'idea. Devo dire che questo è un libro che non è corposo, un libro di meno di 100 pagine, che quindi insomma, comporta un tempo di lettura troppo lungo, ma ha al suo interno tantissime informazioni che costringe quasi il lettore a soffermarsi su ogni capitolo per rileggerlo e memorizzare e rileggere ancora bene tutte queste nozioni. Perché, come vedremo anche dai vari titoli dei paragrafi e dei capitoli, ci saranno molte nozioni di storia, molte nozioni di teologiche, proprio spiegazioni di tutti quelli che sono i fatti che riguardano quell'argomento particolare. E quindi serve anche veramente per fare un ripasso generale di molte di quelle che sono che sono state le vicende nella storia della Chiesa. Vediamo come padre Tinti ha sviluppato, ovviamente, una presentazione e una prefazione di un libro è sempre quello che permette di già da solo capire e approfondire quello che l'autore vuole dire. Qui abbiamo in questo libro la particolarità di una presentazione molto importante perché è fatta da padre Gabriele Roschini, notissimo mariologo. Lui dice che chiunque riesce a scoprire, e leggo testualmente, chiedo scusa se mi giro a leggere, chiunque riesce a scoprire o perlomeno a mettere in pieno rilievo un aspetto del complesso e ineffabile mistero di Maria, è un benemerito della pietà mariana, poiché le offre un nuovo alimento che serve a mantenerla in vigore, a svilupparla e a potenziarla. Quindi fa un elogio del padre Tinti. Dice padre Roschini che la Vergine Santissima è la grande antagonista del demonio e delle di lui opere, la schiacciatrice del capo del serpente infernale. Ha schiacciato anche tutte le eresie in tutto il mondo. E cita la frase che il padre Tinti ripeterà spesso, frase latina, cunctas hereses sola interemisti in universo mundo. Nessuno però aveva ancora, dice padre Roschini, documentato con una esauriente monografia questa mirabile enunciazione, già copiosamente illustrata dall'arte cristiana. E finisce dicendo che l'autore del libro non ha altra intenzione che quello di edificare, alimentare la pietà e la fiducia filiale dei fedeli verso la loro madre celeste. E dicendo che ne è certo che questo scopo sarà raggiunto. Quindi già soltanto questa presentazione fatta dal padre Roschini rende l'idea dell'importanza dell'opera. Poi veniamo a quella che è la prefazione dell'autore, che lui chiama scopo della presente pubblicazione. Lui dice il desiderio, e qual è lo scopo? Il desiderio di persuadere i fedeli a riporre, sto leggendo testualmente, a riporre tutta la nostra fiducia nell'amore e nella potenza della Gran Madre di Dio, senza alcuna pretesa di singolarità. Mi misi all'opera, scrive il padre Tinti, con l'intenzione di offrire ai fedeli un modesto aiuto, anche sempre più li confermasse nella potenza di Maria Santissima. Pensai, continuo, che non fosse fuori posto
posso richiamare alla mente le varie lotte sostenute dalla Chiesa in ogni tempo e constatare come in tutti i mali la Madre di Dio sia sempre intervenuta a schiacciare il capo al serpente infernale. E come allora, così oggi e sempre, il popolo cristiano deve riporre ogni fiducia nell'amore e nella potenza di Maria. Sì, anche oggi purtroppo, dice il Tinti, la Chiesa non è immune da dolorosissime pene che le feriscono il cuore. E quindi qual è lo scopo? Ce lo dice l'autore. Coraggio e fiducia, ecco lo scopo di questo modesto libro. Sollevare gli animi, confortare i deboli, scuotere i diffidenti, infervorare i buoni, a riporre dopo Dio la piena fiducia in colei che è stata e sempre sarà la debellatrice di ogni eresia e di ogni errore. Lo scopo di questo libro è chiarissimo e, a mio modesto parere, riesce pienamente nell'intento, dato che alla fine di questa lettura ci sarà una conoscenza sicuramente ancora più approfondita, o comunque per chi già conosce approfonditamente queste cose ci sarà stato un ripasso, e comunque, come in ogni libro di questo tipo, anche conoscendo le questioni, rileggendole, si scoprono sempre nuovi pensieri, nuove meditazioni, nuovi ragionamenti. Si dice sempre: ah, vedi, questo non l'avevo pensato prima. È un effetto che ha fatto su di me. Il primo capitolo parla della Immacolata, fonte di fede e speranza. Fonte di fede e speranza è una sintesi mirabile della importanza dell'Immacolata Concezione. Alcune citazioni saranno un po' lunghe, ma non mi sono sentito di spezzarle, perché era complicato scegliere quale parte togliere. Tinti dice: compendiando in questo privilegio, quindi che l'Immacolata Concezione è compendiata nell'Immacolata Concezione, sono compendiate tutte le verità fondamentali della fede. Quindi ci spiega che nell'Immacolata Concezione sono compendiate tutte le verità della fede, e dice infatti se Maria per un singolare privilegio fu preservata dal peccato originale, vuol dire che la discendenza di Adamo fu viziata nella necessità di redenzione del peccato originale. Se Maria fu preservata dalla colpa perché doveva essere la madre di Dio, vuol dire che il suo figlio Gesù è una persona reale, vero Dio ipostaticamente unito alla natura umana. Quindi Gesù, vero Dio, vero uomo. Se Maria fu preservata dal peccato originale in virtù dei meriti di Gesù Cristo, redentore dell'umanità decaduta, vuol dire che la missione di Gesù non fu terrena ma soprannaturale, cioè fu il riscatto dell'uomo dalla morte dell'anima alla vita di grazia. Se per la colpa di Adamo, dalla quale solo Maria Santissima fu esente, l'umanità è decaduta dallo stato di giustizia originale, vuol dire che quanto ci viene prescritto per tenere a freno le sregolate passioni non è un'esagerazione, ma saggezza e carità. Quindi la necessità della vita di grazia, della confessione, del rimanere in stato di grazia, del prendere i sacramenti. Se l'uomo prevaricato, vuol dire che non era un indipendente, ma aveva una legge superiore a cui era tenuto a sottostare. Quindi l'uomo, differenza ontologica fra creatore e creatura. E finisce questa lunga meditazione, citazione, dicendo: e però le massime oggi messe in giro, che insegnano a avere l'uomo una libertà assoluta senza limiti, il pensiero indipendente e assoluta sovranità su tutte le cose, sono insegnamenti falsi ed erronei. Queste sono le verità racchiuse, dice, nel dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Ma non è fondamentale della fede? Ci si chiede e ci chiede. Ora, dice il Tinti, far presente ai fedeli questi insegnamenti, indurli a meditare questa dottrina, significa dare loro un potente aiuto e conservare l'integrità della fede, che tanto più aumenterà quanto più sarà vivo e sincero l'amore che si avrà verso la Vergine Maria. La Vergine Maria è stata sempre un motivo di conforto per la Chiesa e per i fedeli. La Vergine Maria delle apparizioni importanti di Maria e dell'aiuto che Maria ha dato in tantissime situazioni è piena la storia della Chiesa. Lui dice che è sempre stata invocata come debellatrice di tutte le eresie. La storia conferma questa cosa. In ogni tempo si possono applicare a Maria Santissima
dice il Tinti testuale, le parole che si leggono nell'ufficio della Madonna Auxilium Christianorum, ossia spesso, mentre il popolo cristiano veniva oppresso dalle armi cruenti dell'infernale nemico, scese ausiliatrice dal cielo la Vergine Maria. Ora, ricordare ai fedeli una frase del genere, ricordare a chi è in un momento di debolezza e di difficoltà una frase del genere, è sicuramente di conforto, è sicuramente di aiuto, dà sicuramente tantissima forza sapere che in ogni momento di difficoltà ausiliatrice dal cielo è scesa Vergine Maria. La Chiesa, in una parola, ha sempre attestato che Maria, la Madre di Dio, non solo ha schiacciato il capo del serpente, ma ha distrutto anche tutte le eresie, tutti gli errori, tutti i falsi sistemi che spingevano l'uomo lontano dalla fede. Non è dunque, continua l'autore, mettere nelle mani del fedeli un libro, per quanto modesto, che mostri la potenza della Madre di Dio contro gli errori e le vittorie da lei riportate. Più sarà conosciuta la Madonna, più sarà amata. Più sarà conosciuta, aggiungo io, la potenza di Maria, più i fedeli saranno spinti ad avvicinarsi a lei. Più si conoscerà l'importanza dell'aiuto della Vergine Santissima in determinate situazioni, più si pregherà. È chiaro che leggendo queste cose ci si tranquillizza, perché si sa di avere un aiuto fortissimo al proprio fianco. Il secondo paragrafo parla del trionfo di Maria, dicendo che il trionfo più grande della Madonna è quello di non essere mai stata toccata dal serpente infernale, di averlo non solo schiacciato, ma di non essere proprio mai stata toccata. E questo è il trionfo per eccellenza, dice il Tinti. E poi dice: il demonio, irritato contro Gesù Cristo, sconfitto da Maria Vergine, in tutti i tempi si è adoperato e si adopera tuttora in mille modi a strappare le anime dalla fede, specialmente con le eresie diffuse sin dal principio del cristianesimo, e continua anche oggi a spargere zizzania in mezzo agli uomini. Conclude questa frase il Tinti dicendo: ma l'Immacolata Madre di Dio, come in passato, manderà a vuoto anche i tanti errori dei nostri tempi, e la Chiesa potrà sempre esclamare, come abbiamo detto prima, Gaude Maria Virgo, cunctas erese sola intermisti in universo mundo. È bellissima questa frase, sarebbe da ripetersela spesso, sia perché suona dolce, sia perché ci dà coraggio e forza nelle situazioni di difficoltà, sia perché ci mette vicino a Maria Ausiliatrice. Gaudia Maria Virgo, cunctas ereses sola, intermisti in universo mundo. Già soltanto che il fedele viene messo in contatto con questa frase, a mio modo di vedere, è utile. La Divina Maternità di Maria, nel terzo capitolo, viene affrontata dall'autore spiegando l'importanza della Divinità di Maria. Dice: la Divinità di Maria, la vera grandezza di Maria, dice, la grandezza tutta sua propria e non comunicabile ad altra creatura, è quella di essere veramente la Madre di Dio. Questa dignità eleva la Vergine Santissima ad un ordine immensamente superiore ad ogni altro. La innalza sino ai confini della divinità. Ricordiamoci quella famosa frase di San Tommaso d'Aquino, che Maria sfiora la divinità. Qui il Tinti dice: la innalza sino ai confini della divinità e la rende centro di benedizione, sì, nell'antica e nella nuova legge. Quindi può dirsi che Maria è una nuova creatura, è un mondo tutto spirituale, una meraviglia. Questo è il concetto che dobbiamo avere della Madonna, ci invita l'autore. E poi ci spiega che la maternità di Maria deve considerarsi sotto l'aspetto sia materiale che morale, e ci spiega perché, spiegandoci anche bene cosa si intende per strettissima unione fisica che lei ha con il figlio, spiegando così l'unione ipostatica, quindi Gesù è Dio vero uomo, e sarà appunto questa divina maternità della Vergine che permetterà a lei di schiacciare la testa al serpente. Riporta una bellissima frase del Roschini sul sangue di Maria, che circola insieme a quello del bimbo Gesù che ha nel suo seno.
Quindi qual è perché la divinità di Maria, la grandezza di Maria viene dalla sua maternità? Fa un esempio, fa un paragone con altre figure, no? E dice: i profeti hanno annunciato il Salvatore, quindi bellissimo, importantissimo compito. Gli angeli ne hanno celebrato la nascita, il santo precursore lo ha mostrato al mondo, gli apostoli e gli evangelisti lo hanno fatto conoscere ai popoli. I ministri della Chiesa da secoli ci predicano la sua parola, ci dispensano i suoi sacramenti e i suoi misteri, tutte cose lì importantissime. E poi dice: Maria Santissima però ha composto della propria sostanza questo Salvatore, lo ha nutrito, lo ha allevato con cure e sollecitudini inenarrabili perché fosse nostra vittima. Ed entrando a parte dell'amore di Dio per gli uomini, acconsentì alla morte di lui che ci era necessaria, è muta ai piedi della croce, col cuore trafitto dalla spada del dolore, lo ha offerto sacrificato per noi. Ecco perché la grandezza di Maria deviene dalla sua maternità. Ma ciò che maggiormente fa risaltare la maternità di Maria, ecco, mi scuso delle tante citazioni, ma è l'unico modo che trovo per, ripeto, far capire meglio possibile quel che l'autore vuol dire, ma ciò che maggiormente fa risaltare la maternità di Maria è il suo aspetto morale, cioè il possesso di tutte le prerogative proprie della sua altissima dignità, prerogative che si compendiano nella santità della Beatissima Vergine, santità molto particolare, perché non ha confronti la santità di Maria, se non forse con quella di Dio, insomma, dice che non ha confronti se non con quella di Dio, con il giusto paragone, ovviamente, fra creatura e creatore. Se un San Giovanni Battista, perché fosse degno precursore, dice Tinti, fu arricchito di tanti doni. Se un San Paolo, perché fosse degno apostolo delle genti, fu fatto vaso di elezione. Quali grazie non avrà Dio concesso alla Vergine perché fosse degna sua madre? Quindi, sempre ovviamente, ripeto, nel rispetto della differenza ontologica fra creatura e creatore, forse confronto. La maternità, questo lo dice il Tinti, la maternità divina della Bellissima Vergine Maria, quindi prova e sostegno di tutti i misteri del cristianesimo. Tolta la divina maternità, ci dice il Tinti, cade la redenzione, la giustificazione e la glorificazione dell'uomo, che sono effetti del Verbo incarnato. Ed ecco la maternità di Maria, divenuto argomento di cui i Santi Padri si servirono in ogni tempo per combattere gli errori e conservare l'integrità della divinità cattolica, della fede cattolica. Scusate. Insomma, sono pagine bellissime. Io cito anche, tendo a fare molte citazioni anche per nell'aprire questo libro, la madre di Dio e tele eresie, poi comincia a entrare il Tinti nel merito. La Chiesa, come si è già accennato, dice ha sempre invocato Maria Santissima come debellatrice di tutte le eresie. E lo ha introdotto nella liturgia questo concetto, che racchiude il più magnifico elogio che si possa fare, e cioè quella frase Gaudium et Maria Virgo, cunque das hæresis solent animisti in universo mundo. La liturgia quindi ha un valore importantissimo perché si ricollega alla tradizione apostolica. Ora, se la Chiesa ha inserito nella liturgia questo elogio, bisogna ammettere che sin dal tempo apostolico questa fosse una convinzione universale, dice il Tinti, e cioè che la Beatissima Vergine, Maria, Madre di Dio, per il mistero operato in lei, aveva dato modo di confermare i dogmi della divina incarnazione, della reale persona di Cristo e dell'universale redenzione. E da questi dogma poi vennero gli argomenti per sconfiggere le eresie. E quindi l'elogio di Maria, la sicurezza dell'elogio a Maria come debellatrice di tutte le eresie. Poi il Tinti sofferma anche a spiegare perché è sostenibile anche dogmaticamente. E poi dice come Maria è la vera madre di Gesù, figlio di Dio, nato uomo da lei nel tempo. Così nessun altro, meglio di lei, può essere più adatto a farci conoscere il figlio suo, Dio uomo. Ed è per questo che la Bellissima Vergine è un potente aiuto a conoscere e confermare la verità della fede, non solo,
ma anche fonte di argomenti per smascherare gli errori e le eresie di ogni tempo. L'elogio, quindi, attribuito a Maria Vergine, quale debellatrice di tutte le eresie, non deve considerarsi solo una pia esagerazione di una semplice elevazione che viene fatta alla Madonna, ma una verità perfettamente concorde, sottolinea il Tinti, con la dottrina dogmatica della Chiesa. Poi il Tinti comincia a entrare proprio nel merito proprio di tutte le eresie, e quindi parlerà di Maria e gli Bioniti, dei Doceti, dei Manichei, degli Arriani, dei Nestoriani, degli Eutichiani. Ci dice che lei è difesa di Gesù, e ce lo dice perché la maternità divina di Maria fa parte della fede di cui la Chiesa è unica e vera depositaria. La Madre di Dio è e sarà sempre la sentinella posta a difesa del suo divino figliuolo e nostro Signore Gesù Cristo, come ogni madre difende il proprio figlio anche quando questo diventa grande, così Maria quindi sarà sempre la sentinella posta a difesa del suo divino figliolo. Tertulliano diceva in una sua opera: noi adoriamo un uomo Dio. E il Tinti si chiede: ma chi ci convince questa adorazione, cioè ad adorare Gesù? Maria ci convince, la madre di Gesù. È sempre lei che ci presenta il suo figlio, vero uomo, vero Dio, vero uomo. In qualunque momento si consideri Maria, è bellissima questa immagine, se noi vogliamo ci soffermiamo un attimo. In qualunque momento si consideri la Vergine Santa, o con Gesù nel seno, o con Gesù bambino tra le braccia, o ai piedi della croce, Maria ne proclama sempre la divinità e l'umanità. E quindi ci fa urlare per Maria ad Jesum. Maria è la strada più diretta per arrivare a Gesù, ed è quella più sicura. Poi parlerà dei monoteliti, dell'iconoclastia, spiegando ogni volta in maniera molto attenta e approfondita e chiara la storia di queste eresie, come sono arrivate, da dove arrivano, quali sono i pensieri alla base di queste eresie, come la Chiesa ha reagito, che problemi hanno portato all'interno della Chiesa, che tipo di condanna è stata fatta dalla Chiesa, e soprattutto ogni volta ci spiega come Maria ha inciso e ha aiutato in queste situazioni. Perché ci sono volte, no? Parla anche per esempio dello scisma di Fozio. Ora, viene normale spiegarsi quale relazione ci possa essere, lui ce lo dice, ci spiega infatti chiaramente quale relazione vi può essere, se lo chiede anche lui, quale relazione vi può essere tra questo scisma e l'intervento della Madre di Dio Maria, mentre lo scisma dura anche oggi. E poi ce lo spiega. Così come ci spiega poi nei capitoli successivi l'importanza, la crescita, lo sviluppo, l'aiuto che Maria ha dato nel X secolo, nell'XI, le glorie di Maria nel XII, l'esaltazione di Maria nel XIII secolo. Parla la Madre di Dio e d'Avignone, quindi parla anche di quella parte della storia della Chiesa. E dice che fu la Madre di Dio, anche in questo caso, fu la Madre di Dio che aprì la via al bene della Chiesa per mezzo di Santa Brigida. Racconta anche l'importanza che ha avuto Santa Caterina da Siena in quelle situazioni. Fu Maria che disperse i maggiori errori e rovine che ne sarebbero venuti alla cristianità dalla permanenza dei papi in Avignone. Fu Maria che anche in mezzo ai disordini politici e sociali, sto leggendo proprio testualmente, rialzò il prestigio del papato e l'autorità della Chiesa. Fu Maria che ancora una volta si mostrò debellatrice di ogni insidia infernale. Cioè, con questa frase che ho citato, un po' lunga, volutamente lunga, volevo evidenziare come per ogni questione, per ogni capitolo, paragrafo, lui spiega sempre perché in quel caso Maria è stata debellatrice, perché Maria è stata ausiliatrice. È molto interessante questo, perché a volte una persona potrebbe non arrivare a comprendere il collegamento
non perché, non ci, perché si abbiano delle incapacità, ma semplicemente perché a volte ci sono dei contesti che sono un po' più complicati da capire, non si ha il tempo di approfondire, non si ha il tempo di fare ricerche. E allora questo libro, che è, ripeto, meno di 100 pagine, ha dei paragrafi comunque facilmente leggibili a parte, si può leggere anche, scusate il termine, a rate, aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo perché se io, ad esempio, voglio andare a capire la questione, non lo so, del... di una eresia particolare, posso prendere quel paragrafo e in quel paragrafo troverò anche la storia di quell'eresia e poi troverò perché Maria ha aiutato. Poi ovviamente parla anche dello scisma d'Oriente e poi ovviamente parla anche del protestantesimo, cioè Maria di fronte al protestantesimo. E anche qui si chiede come ha fatto, cosa ha fatto la Madre di Dio contro questi eretici e le loro dottrine. Spiega una serie di situazioni in cui Maria è apparsa, ha aiutato i cattolici, ha aiutato che ad esempio questa dottrina si propagasse in determinate zone e tanti altri elementi e racconti che vengono fatti molto interessanti anche solo, come, solo per conoscerli. Parla di Lepanto, parla della battaglia di Vienna, il giansenismo e la Madre di Dio, parla della madre di Dio e di fronte all'impietà, parla di tutti, insomma, altre, tutta un'altra serie di situazioni. In particolare, dice che in un solo capitolo, insomma, lui riunisce quelli che sono gli errori che invasero e pervertirono anche gli animi di molti cattolici nei secoli XVIII e XIX, quindi. Parla del razionalismo moderno, spiegando ovviamente, no, le varie difficoltà e problemi di questi, di tutte queste cose. Il razionalismo moderno parla della guerra alla religione, dicendo che dal principio, leggo testualmente, dal principio, per quanto riguarda la guerra alla religione, dal principio erroneo diffuso si accrebbe l'idea di abbattere la religione, specialmente per opera di Voltaire, d'Alembert e di Diderot. Poi parla della rivoluzione francese e della Chiesa, l'opera nefanda compiuta dai suoi accennati persecutori della Chiesa, dice il Tinti, ebbe uno sviluppo ancora più terribile con la rivoluzione francese, che fu il riepilogo e la conseguenza di tanti errori diffusi. Aveva di mira in modo particolare distruggere la Chiesa. Poi parla del terrore, parla di Bonaparte e Pio VII, parla dei mali dell'epoca e parla appunto dell'intervento della Madre di Dio. Negli ultimi capitoli poi continua a parlare di trionfi di Maria nel secolo XX, si afferma un particolare modernismo, citando la Passion di Dominici Gregis di San Pio X, e insomma fa un approfondimento anche questo molto molto interessante e utile, perché trova una sintesi non sempre semplice da fare per un argomento così complesso che ai noi ancora oggi è d'attualità. Si sofferma molto sul pontificato di Pio XII e dopo un capitolo dal titolo Maria quasi aurora consurgens, molto bello anche da leggere, quasi poetico, ci lascia con il capitolo finale Maria Santissima Madre di Speranza. Se basta il titolo per capire cosa intende l'autore, ma faccio anche qui una piccola citazione. L'uomo oggi ha interrotto i rapporti con Dio attraverso l'indifferenza e l'apatia religiosa ed ha spezzato ogni buona relazione sociale. Colui che un tempo era fiero di sentirsi fatto d'immagine e somiglianza di Dio cominciò a persuadersi di essere lui il creatore stesso e di essere lui che si è formato un Dio a sua immagine. Maria, ma chi manchi quindi dopo questa dolorosa constatazione? Ma chi manchi dobbiamo noi riporre questa speranza? E lui risponde: sì, dopo Dio la speranza deve essere riposta nella Santissima Vergine Maria, Madre nostra e Mediatrice potente. Maria è la soluzione
tutti i problemi, ci aiuta in qualsiasi modo, tante volte ci aiuta senza che noi ce ne rendiamo nemmeno conto, e magari anche insomma, non, nemmeno la ringraziamo, quasi quasi la ignoriamo, non sappiamo nemmeno che ci sta aiutando a volte, e quante grazie a lei avremo avuto, lo scopriremo solo quando ci troveremo nella vita eterna. Maria è colei che ci porta dritti a Gesù, è colei che ci aiuta in molti problemi. Mi viene in mente una novena molto, molto conosciuta, quella Maria che scioglie i nodi, no? Maria che scioglie i nodi è il significato di Maria Ausiliatrice, colei che ci aiuta a sciogliere i problemi della nostra vita. Quindi il Tinti conclude dicendo che possiamo ripetere: con la Chiesa Gaudio e Maria Virgo, cunctas res sola intere misti in universo mundo. Possiamo ripeterlo, dobbiamo ripeterlo a gran voce. Come ringraziamento a questa Vergine Santissima, a questa nostra Madre che ci protegge dal cielo. Ma i trionfi della Gran Madre di Dio sui nemici della Chiesa, continua Altinti, e su tutte le eresie dei secoli passati debbano risvegliare nell'animo di tutti i fedeli non solo il senso della riconoscenza, ma anche una profonda stima e venerazione di lei. In questo libro lui spiega anche la differenza fra i vari culti, no? Spiega la differenza tra il culto a Dio e il culto a Maria, no? Dulia ai santi, iperdulia Maria, e spiega anche tante altre cose che ci servono non solo ad essere riconoscenti, ma anche ad avere per lei una stima e venerazione sempre più forti. Maria Santissima è la nostra speranza di essere sempre da lei protetti e salvati, perché la nostra speranza ci faccia realmente sperimentare la sua materna protezione. È necessario unire alla venerazione l'imitazione di lei, virtù e tutte quelle che sono le sue glorie, devono essere il nostro faro e devono essere quel che noi ci prendiamo come punto di riferimento. Ovviamente con la giusta proporzione che c'è con colei che sfiora la divinità, sfiora la santità. Ma questo ci renderà sempre più felici, però, dei nostri doveri cristiani. E lo scopo di questo studio è stato quello quindi di avvicinare Giltinti più possibile il fedele a Maria, non soltanto il ripetere quelle che sono le sue virtù e quelle che sono le sue glorie, ma anche evidenziando quelle che sono le sue forze, le sue battaglie vinte e la sicura vittoria che lei ha ogni volta su ogni male. Quindi credo che questo libro sia utilissimo. Concludo dicendo che quelle che sono le impressioni mie, il libro su di me ha avuto una doppio utile, una doppia utilità, quella di farmi approfondire e capire meglio alcuni periodi storici della Chiesa, alcune eresie che sì conoscevo, ma magari non avevo così approfondito per vari motivi legati allo studio di altre cose o alla ricerca, magari avevo approfondito più altro. E questo già di suo è utile, perché poi riflettere su le eresie è sempre utile, perché fa di contro avere un ragionamento inverso, l'incontrario, che ci portano verso la dottrina autentica. E poi mi ha accentuato ancora di più l'affidamento a Maria, perché se lei è colei che da sola è colei che è debellatrice di tutte le eresie, è colei che ha schiacciato e continua a schiacciare la testa al serpente infernale, è colei che a cui più di tutti io mi devo affidare e continuerò ad affidarmi. Quindi io spero di aver raggiunto il mio scopo, cioè quello di incuriosirvi e quindi spingervi alla lettura di questo libro. Mi fermo qui per mantenere un tempo non troppo lungo, e vi
invito a seguire i prossimi eventi del Cammino dei Tre Sentieri che verranno puntualmente segnalati sul sito e sui vari gruppi, canali social. E vi ringrazio della presenza e vi auguro una buona serata.